Buongiorno a tutti, un'analisi politica nello studio dell'avvocato Angiolini perché ci sono le elezioni del Presidente della Repubblica, non a caso noi viviamo in questa Repubblica, quindi oggi si parla di, scusate se mi viene, non ridevo di Veltroni, ma io rido e chiedo all'avvocato Angiolini che oltre ad essere un legale è anche una politica, perché Renzi dichiara dopo quattro schede bianche faremo un solo nome e poi dice ai 5 Stelle incontriamoci così si parla? Sì, perché questo è il modo, diciamo, così allegro, così leggero, così divertente di comportarsi di Renzi. Non, anche un modo un pochino, mi si consenta il termine, un po' troppo dirigista, perché è evidente che la scelta del Presidente del Consiglio, del Presidente della Repubblica è una scelta di una grande importanza. Quindi è vero che lui ha fatto un accordo con Forza Italia, con gli altri partiti, come deve essere fatto, perché il Presidente della Repubblica non può essere votato solo da una parte del Parlamento, deve avere una maggioranza ampia perché rappresenta tutti i cittadini. Però scusa, ecco, nell'iter, nel sistema di... Scusa se ti incalzo, ma avere già un nome, perché il patto del Nazareno ha già un nome, se dicono alla quarta votazione votiamo, non fa rischiare questa Repubblica di avere un presidente che sia solo un firmacarte che faccia comodo a Renzi e a Berlusconi? Ma è questo che vogliono fare, cioè il fine è proprio questo, di arrivare ad un personaggio, direi tutto sommato come ha detto Sgarbi ieri sera, che l'ho sentito, un personaggio grigio, e il grigio sta bene con il rosso, il grigio sta bene con l'azzurro, e quindi un passacarte, cioè uno yes man, uno che diciamo ubbidisce sia a Renzi che a Berlusconi. E Veltroni, dimmi te, Veltroni potrebbe essere per loro la persona adatta. Non vedo che abbia, non credo che abbia un livello di uomo di Stato, di statista tale da poter fare il Presidente della Repubblica, però per loro, per Berlusconi e Renzi, è la persona ideale. Allora, intanto i 5 Stelle sono incazzatissimi ovviamente per questo fatto che quattro votazioni, cioè, allora se si deve discutere dici alla prima chi è, e noi lo mettiamo in rete. Appunto. Due aretini, perché in cronaca d'Arezzo, due 5 Stelle aretini sembra che se ne vadano dal movimento. Sono Baldassarre, ed è capibile perché dopo la Befana bisogna andare via, le magie andranno via. Ma mi meraviglia di Segoni, che noi lo vorremmo ancora nel movimento, quindi avevo pensato, Rossella, di presentarmi con un cartello: ora siamo tutti Segoni. Quello sicuro, che forse potrebbe dare adito a pensare anche male. Io faccio una concludo con un pensiero: ma se tutti quelli del Movimento 5 Stelle vanno via dal Movimento, ma nei 5 Stelle chi ci rimane? Il Movimento. Ma appunto.